gli uomini di domani. Bambini oggi, domani uomini. Poche lune e pochi soli ancora, e poi, con lunga membra flessuose, essi stanno, tutti gli uomini della nostra patria. Mostrate loro la dignità del lavoro, date loro il tocco materno della terra. Insegnate loro l'abilità dello strumento e anche gli enigmi della scuola, perché favori e ricchezza si dissolvono in un solo giorno col cipiglio della fortuna, ma i padroni di un mestiere sono liberi di assicurarsi un nuovo destino. Dov'è l'uomo che osa disprezzare l'uomo onesto nato per lavorare? Perché il lavoro ha i suoi rudi dignitari che onorano la veste che indossa. Spiego un attimo e poi la lascio parlare quanto vuole. Allora, veramente siamo molto contenti di tutte le persone che sono qua, a dimostrazione che comunque Carlo Vicchi ha fatto molto per la città di Abbiategrasso, ha dato lavoro a migliaia di persone con la Mivar e oggi è il simbolo proprio di un imprenditore che resiste alla crisi, che tiene molto al senso della nazione, perché pur di non delocalizzare affronta dei sacrifici economici veramente ingenti, per cui noi siamo onorati come associazione, la nostra è l'associazione di attrazione di Magenta, e come associazione noi teniamo molto a dare voce alle persone che tanto hanno fatto per la patria e che però sono sempre state, nessuno ha mai dato voce a loro, spesso sono state diffamate da giornalisti, sindacalisti e stampa di regime, quindi è per noi grande piacere avere oggi, poter dare voce a Carlo Vicchi che si è aperto forse per la prima volta in questa maniera così totale, diciamo, si è aperto a parlare di lui, della sua esperienza di imprenditore ma anche di uomo, perché noi abbiamo, tramite gli incontri che abbiamo fatto con lui, abbiamo conosciuto soprattutto un uomo, per esempio sa a memoria 160 poesie, ha lasciato a noi comunque degli scritti su temi di attualità molto importanti. Quindi le poesie sono importanti, non ci sono più, eh? Ai miei tempi c'erano delle poesie che sono una cosa perfetta. Quindi per l'attrazione, qui veramente concludo, è veramente un onore dare voce ad un patriota come Carlo Vicchi. Grazie. Poi se commentiamo, se avete cose da dirmi, ho scritto ieri sera qualche appunto no? Sulla situazione. Allora, una cosa molto triste, gli italiani hanno perso la voglia di lavorare, ma soprattutto la capacità tecnica indispensabile per produrre. Oggi gli italiani vivono di cassa integrazione, senza lavorare, e non hanno troppa voglia di lavorare, e purtroppo abbiamo perso tecnologie basilari per vivere. Attenzione, la cosa è gravissima. Tanto che, pur avendo un mercato di 4 milioni di tv in Italia, oggi non l'ho corretto, oggi in Italia è impossibile gettare un'attività nel campo dell'elettronica. Attenzione, non c'è prodotto
poco, che poco tanto non dipenda dall'elettronica, tutto elettronica, far da mangiare, coltivare, tutto elettronica, l'elettronica non c'è più. Vi dico cose tristi, ma che mi serviranno per superare dei momenti che verranno ben più tragici di questi, perché non c'è nessuna possibilità. Nessuno dice che si rimedia la crescita e tutto. Nessuno parla che bisogna lavorare di più e mangiare di meno. Capito? Non c'è speranza. Sì. Dunque, dal 1945 in Italia non c'è più stata una produzione di tecnologia, una produzione di alta tecnologia, ma avevamo originalità e capacità creativa, era pure la Germania allora, nell'assemblaggio tanto da primeggiare in Italia. Poi è successo quello che tutti sanno, ma anche l'imprevisto. Fino al 2000 la MIVAR aveva un valore aggiunto del 30-40%, compravamo molta cosa, ma il prodotto aggiungevamo un terzo, un quarto in più noi, e questo qui, insomma fatturavamo oltre 300 miliardi di lire, 165 milioni di ora sono una rosseria di euro. Eravamo qui in quasi 600 e producevamo 600 televisori all'ora, quasi 5.000 al giorno. Oggi ci rimarrebbe il 15-20%, perché molte cose che facevamo è impossibile farle in Italia. I prezzi cinesi sono assolutamente imbattibili. Praticamente io ho venduto per 10 anni, perdendo in 10 anni, 12 anni, 100 milioni di euro, con la speranza di poter avere una ripresa, ma non c'è stata e non ci sarà mai. Comunque in Italia si fanno televisori e soltanto solo una parte, assieme, vedete c'erano delle linee qui, le ho smontate proprio l'altro giorno per fare un po' di spazio. Guardate, questo è un dodicesimo di questo che la ditta, era grande, c'eravamo insomma circa 600. Dunque, per cui qui solo un'importante società asiatica, la tecnologia viene tutta dall'America, ma in Europa non c'è, l'elettronica non c'è più, è tutto dall'Asia e particolarmente dal Giappone è passata alla Corea e sicuramente quanto prima passerà tutto alla Cina, la quale ci dà un prodotto facendocelo pagare neanche la metà di quello che costava noi. Cioè è un'aggressione, un fatto che io credo che qui da voi siate pochi che lavorate guadagnando, eppure mangiate tutti, siete tutti vivi e vegeti. Ecco. Dunque, un'importanza sugli altri che volesse, se una società volesse sfruttare, intendiamoci, col suo vantaggio, io offro la fabbrica di là, già questo è particolare, ma di là vedrete una cosa unica al mondo. Si va di là e vedrete cosa c'è di là. E vi dirò per quale motivo ho fatto quella fabbrica di là. Dunque, io sono in grado di dare dei vantaggi a questa gente, perché sono lavoratori, ma io ho visitato un po' tutto, il Giappone, la Cina, l'America, non ne parliamo. L'America non si fanno più televisori, ben altre cose si fanno, l'America è forte, capito? Per cui potrebbero venire qui. Se l'Italia è un mercato di 4 milioni, perché non farlo? Qualcuno mi dice, i televisori si possono fare, cosa si può fare? È tutto così. Per cui io darei tutto, vedrete cosa c'è di là, è una fabbrica che affittarla non si può affittare per principio, perché è una fabbrica specializzata, non è un edificio dove si va dentro e si fa quello che si vuole. Tanti mi dicono facciamo qui, facciamo là, è come una tenda, ci mettiamo sotto, là si devono fare televisori e per fare televisori servono qua i cinesi. Noi faremo prima di tutto la parte che ci spetta, daremo il nostro contributo che migliorerà la produzione, visto in Cina come lavorano, ma naturalmente il governo dovrebbe agevolare questo in qualche modo, perché se no non vengono in Italia.
Ecco, dunque, purtroppo è stato impossibile mettersi in contatto. Ecco, ho cercato di mettermi in contatto con delle società cinesi, giapponesi, neanche mi rispondono. Ho scritto a Berlusconi, ho scritto un po' a tutti, sono venuti qua senatori, deputati, è venuto poi uno, un'autorità importantissima con la carrozzella, chi era non so. Ma ce n'è uno tutti, che si è fatto Rino? Nessuno, vengono qui e basta. Tutta gente che l'unica così, attività che ha è quella di comprare i voti. Loro pensano solo a quello. Vengono qui a vedere un po' di pubblicità e basta. Sparito tutto, non posso comunicare con nessuno. Perciò è stato possibile mettere in contatto con società adatte a sfruttare questa proposta. Quindi io, Carlo Vicchi, chiedo al governo italiano di aiutarmi a mettere in contatto con i massimi, quindi i responsabili, responsabili imprenditori asiatici. Lì sembra che sia possibile. Qui vengono tutti. Chiunque vuole qui viene qua e basta. Non è fermato da nessuno. Sanno niente, ma sono anche un presidente. Eppure accetto tutti, parlo con tutti, perché non dovrei parlare con uno? E beh là, c'è l'entità è nazionale, è un ministro, e allora? Ma dico, non so, uno dei ministri che vale, qualcuno che può fare qualcosa. Perché non, è più vicino Berlusconi, d'Arcore, andavo ad Arcore a trovare il commentatore Gilera, l'ho conosciuto, il vecchio Gilera. Potrei andare a trovare lui, no? E sentire cosa mi dice. Solo che quel che dico io non mi ascolterebbe, perché io dico che bisogna lavorare di più e mangiare di meno. Non c'è possibilità, altra possibilità. Non ci sono miracoli. Qui, come penso di fare, è tutto cambiare i bussolotti. Qui non si lavora più, perciò attenzione. Mi dispiace togliervi qualche illusione, ma è così. Ogni giorno una discesa. Ripeto, in 12 anni io ho perso 100 milioni. Di euro netti. Dunque chiedo al governo italiano di aiutarmi a mettermi in contatto con i massimi, quindi i responsabili imprenditori asiatici, per dire che non voglio un euro, non voglio, io non ho mai avuto un debito, ma ho fatto un finanziamento. Vai, riterei quasi vietare questo, perché uno. Se vuole spendere soldi deve averli guadagnati, se non li guadagnati non sono soldi buoni, mi seguite? Semplicemente devono fare, idealmente poi vedere un po' i televisori, c'è un mercato, perché non farli? E per i quali potremmo come minimo sembrarli qua, venderli qua, assisterli qua, sì, in modo che il 30-40% che avevo raggiunto si riduce a 15-20, ma io darei la possibilità a diverse centinaia di persone di lavorare, questo è il fatto, così che se non c'è niente. Dunque, a suo tempo scrissi a Berlusconi, ma senza risposta, ora dico, ma a Berlusconi e a tutti i grandi dell'Asia, neanche risposte. Ignorato. Ho avuto 100 lettere, non ho risposto per lettere, ma ho telefonato tutti. Chi mi ha scritto, perlomeno per ringraziarli, l'ha scritto. Dunque, a suo tempo scrisse Berlusconi, ma senza risposta. Ora dico, signor Renzi, se magari attraverso un ambasciatore mi mette in contatto con chi vedremo chi possa essere. Io ho bisogno che un'autorità italiana ascoltata mi crei un incontro e per dirgli come, perché nessuno pensa cosa c'è qua, nessuno si c'è adesso la Shanghai, una società cinese, ma vedo che non concludo niente, sono dei cinesi qua, ma loro stessi vogliono tenersi qua, non, con tante storie non vogliono che vadano là, dicono non si può là, non si può, la Madonna, vado in Cina, sono stato tante volte, vado là io, non possono parlare un'ora con me. Dunque, quindi oggi ho un problema che lo risolvo per forza. Oggi io pago di IMU più di 600.000 euro all'anno per
per due fabbriche che, no, che mi costano la manutenzione e tutto il resto. In più devo pagare questa cifra, capisce? Ora, io credo è giusto che pagare per un reddito di un lavoro, ma io devo pagare per tenere vive, per tenere in ordine queste due fabbriche. 600.000 euro, sono 665 compreso Milano, un ufficio di Padova e casa mia, 600, perciò qui sono più di 600.000 euro per queste due fabbriche. E dico, se non pago me le portano via e posso le vendono per conto loro. Mi capite che situazione? Ecco, di più. Ecco. Voi dovete sapere che ho avuto qui due ladri in amministrazione. Non dico nulla pubblicamente, però se volete sapere privatamente ve lo dico, forse lo sapete già. Uno ha rubato in 5 anni 8 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo restituiti, ha avuto 4 mesi e tutto finito. Questi 2 milioni e mezzo, il mio avvocato ha trovato delle proprietà, la casetta di qui, la casetta di là, no? Ma e gli altri 6? Bene, ma questo parte. Ma sapete la cosa ridicola? Su questi 6 milioni che mi mancano, io devo pagare l'IVA. Non so se voi ve li intendete. Mi hanno rubato dei soldi e su devo pagare l'IVA. Questa è l'Italia. Dunque, ho questo processo, vedremo un po' come succederà. Bene, qui adesso, studiando, ho già fatto vedere a questi ragazzi che hanno visto prima il problema delle sedie e dei tavoli. Sembra incredibile, no? Ma una sedia e un tavolo che hanno millenni di storia non hanno mai cambiato l'altezza circa. Qui ho fatto, vedete, poi ho dato un'occhiata lì in mezzo, ho fatto qualche cosa su quale potete metterci dietro ancora lo stemma mio, ma, insomma, mi piacerebbe finire la mia vita e vederlo dimenticato. Perciò spero che lì qualche cosa potrò fare, e anzi farò molto perché è una cosa assolutamente logica e giusta, avrà successo, solo che non ci sono momenti adatti, non c'è un bisogno, sono sicuro che col tempo avrà un grande successo, come pure di là, anche quello non, nessuno lo capisce, vedete cos'è. Là io volevo fare una cosa, si parla di politica, si parla di contrasti, si parla, non so, sono sempre due partiti uno contro l'altro, non so cosa possono combinare, qualunque cosa faccia uno è un ladro e l'altro lo stesso. Perciò pensavo che ai miei tempi, anche adesso ci sono i turni, di là è fatto in modo, ho fatto un parcheggio per cui ci possono, è fatto per 1200 posti, gli spogliatoi e tutto, praticamente là posso lavorare 1200 persone, 6 ore la mattina e 6 ore il pomeriggio, a turni. Così facendo, io darei a tutti la possibilità di avere 6 ore di lavoro tecnico, di lavoro che è anche un insegnamento, e 6 ore libere, anziché fare 5 per 8, 40, fare 6 per 6, 36. Perciò, uno, la fabbrica avrebbe il vantaggio di ammortizzare meglio tutto. E tu, oh, scusate, non ho mai guardato di qua. Voglio dire, dare la possibilità a ciascuno di lavorare in proprio se vogliono e vedere cosa vuol dire lavorare in proprio. Quindi avere bisogno di lavorare a dipendenza per imparare. E poi proprio magari per la vita stessa, insomma, dare a tutti la possibilità di essere imprenditori. A questo punto credo che sarebbe molto più facile intendersi ed avere meno sciopero, dimostrazione. Ma si può fare uno sciopero e si può avere una cassa integrazione, una mobilità, gente che ha la mobilità ma non trova un altro posto,
perché se trovano un altro posto gli devono mobilità. Sono assurdità, guardate. Perciò di lei era fatto per questo, per dare un colpo, proprio una spazzata, e creare le organizzazioni giovanili. Qui ogni tanto venivo la mattina addormentati, ragazzi che magari sono stati a ballare fino alle 4, alle 5 e poi vengono qua. Ma dove siamo? Beh, insomma, ditemi, altre cose l'avete capite? Volete chiedermi qualcosa? Io vorrei dirgli una cosa, che mi sa che non risolverà niente qui tempi. Senti, abbia pazienza, se non posso. Che mi sa che non risolverà niente qui tempi che corrono. Ma guardate che i vecchi non avranno più la pensione, gli ospedali non ci sono più, non servono a niente gli ospedali o le beneficenze se non c'è il lavoro. Fare i ponti, fare qui, fare là, fare il calcio, fare gli stadi, cosa servono? Se non c'è lavoro, chi paga? Oggi noi siamo aggrediti dall'Asia, ma non per la forza dell'Asia, è l'America. L'America con una cosa piglia due piccioni, dall'illusione agli asiatici che sono più bravi di noi, e da noi l'illusione di poter vivere senza lavorare. Capite? Solo che ogni giorno è peggio, Cosa volete aspettare? Bisogna tornare indietro, capito? Non si può. Bisogna modificare. Ma bisogna farglielo capire. No, sentite, a 360 gradi. Per farlo capire, gradi. Io ho detto, io... Perché io ho 1200 posti da prigioni. Se il governo mi aiuta... Però ci vuole un notaio... Sentite, bisogna parlare chiaro. Io ho bisogno... non voglio fare un comizio qui. Io ho bisogno di dare vantaggiosamente una proposta all'Asia, credo alla Cina, perché sa, tutto passa là. Poi c'è, ieri sera ho visto tutta la sera un programma sull'India, sembra che l'India esploda, faccia chissà cosa. Io sono stato in Cina diverse volte e là la Cina, Taiwan è come Nuova York, in giro nella zona è assolutamente come in America. Poi si va in giro, quando c'è qualche strada interrotta che bisogna girare, allora si va per i villaggi, allora si vedono cinesi classici, col cappellone così, con la bicicletta tutta storta che tira un carrettino, insomma sono molto indietro. Lì hanno tutte queste armi speciali che loro vogliono ovviamente malamente. Per cui se qui è una società cinese, va di là, la conosco, mi faccio conoscere, ma chiunque mi ha conosciuto è diventato mio amico e abbiamo sempre comunicato. Io sono convinto che loro, perché il problema è questo, un televisore, prima della guerra c'erano le radio, non c'era la TV, e facevamo un po' tutto, roba semplice, roba basata un po' sulla meccanica, l'elettronica era abbastanza semplice. Dopo la guerra è venuto pian piano la TV, e la TV ci voleva un oscilloscopio. E lì già in Italia si è fatto, ma con società straniere. Ora, con l'LCD, cioè con i cristalli liquidi, i televisori piatti, lì è una cosa che io non so, non ho neanche idea di cosa sia farli. Sembrava che avessero dato in ciociaria giù da Roma agli indiani, poi venissero loro tutta una balla, hanno dato mi pare 160 milioni di euro, era tutta roba vecchia che sono spariti, lì se ne sono presi tutti i politici, una cosa che è sparito tutto e non c'è più niente. Morale, oggi fra digitale, i microprocessori, sono tecnologie che io sono stato bravissimo, guardate io sono zero, ma tutti gli altri sono peggio di me. Bene, io non so più niente, io sono ormai zero tecnologia, cosa vuole che faccia? Se mi dicessero, perché, allora, prima, dunque c'erano i costruttori di la Philips, altri, facevano televisori e vendevano anche componenti, io poi i componenti in gran parte li ho fatti io, ma fino al punto della radio e della TV normale. Ma con questo tipo qui ci vogliono gli scienziati in Italia non ci sono scienziati, ma un governo soprattutto un eletto, cosa volete che faccia? Un eletto, voi chi vota è uno che io maledico
perché è uno che compra, vende i voti e può fare quello che vuole. Cioè, si ottiene un governo di maggioranza e comanda la maggioranza, ma la maggioranza sa governare, ma Berlusconi sa governare, è un esempio di moralità. Non so, che io vi dico uno che stimo, ma posso stimare uomini del genere? Con le ragazzine, le ragazzone tutto il settore. Io mi vergogno soltanto a nominarlo. Eppure o è. Ma gli altri non sono migliori, i politici sono tutti uguali. Questo era un cattivo esempio e gli altri lo seguono. Guardi, io ce l'ho anche con i miei colleghi, con gli imprenditori. Sono tutte gente che io stesso, oggi i miei dipendenti vivono con la mobilità. Io mi vergognerei. Uno è a casa e gli dà i soldi. La mobilità è una cosa, la cassa integrazione, le manifestazioni. Ma dove siamo? Ma dov'è l'ordine? È una cosa, signor Vichi, che ci vorrebbe una giornata di parlare quello che lei sa. Beh, insomma, ma a farglielo capire a loro. L'altro giorno io ho sentite, avuto con Polezzi, no? Con loro. Attrezzatevi per scrivere il mio numero telefonico e vedrete, se avete bisogno mi telefonate. E io rispondo direttamente, non ho la segretaria. Attrezzatevi quando siete pronti, me lo dite. Io pago il 75%. Ma lei ha votato? E perciò vado ad archiviare. Ma quando si vota sono tutti uguali. Non lei si vota! A Roma sono vedete, tutti uguali. Io sono antireligioso, antiato, ma sono tutti e così via. Però devo dire che il Vaticano funziona, che ce n'è uno che comanda. Qui, lo dico a tutti, qui decido io, e per quelle cose bisogna mettere la mia firma, fate quello che volete, organizzatevi, fate bene, ma a decidere sono io, capito? Sì, signore, vedete le braccia, voi tutte muovete, ma il cervello è uno. Non si può avere qui la commissione interna, le tutti quanti. Come facevano danni, dispetti. Io ho lavorato qua 18 anni, non ho mai avuto una lira in meno, allora c'erano le lire. Non ho mai, i miei diritti li ho sempre avuti, ho sempre lavorato, sono sempre stato. E io ho sempre guadagnato, Però i miei diritti avevano qualcosa. Perciò oggi. Ecco, ho detto che gli italiani non sanno più lavorare. Oggi, dal 2000 adesso, è crollato tutto. Dal 2000 che è iniziata la crisi, dal 2000 la cassa integrazione, mobilità. Queste sono cose assurde. Le vergognarsi a dire questo. No, puoi dirlo che se la fine del mese arrivava di domenica noi mai una volta i soldi in ritardo, mai. Sempre in anticipo. Guarda che. E poi andavamo bene. Io prendo dei bei soldini. Una parte l'aveva voi, una parte ce l'avevo io. E io ho sempre sognato, io ho vissuto prima della guerra, io ho visto i giovani, che differenza c'era. I giovani erano organizzati in tanti modi, si cantava, si scriveva le poesie. Oggi, che poesie sapete voi? Io la poesia? Io c'è la nonna che è pieno, mi ripone tutte le poesie. È tutto diverso, per cui indietro non si può tornare, anzi bisogna andare avanti. E per andare avanti bisogna accettare questa situazione, noi non possiamo, non abbiamo diritto a dire niente, perché in Italia non sappiamo fare niente. Abbiamo tante cose, ne facciamo tante cose, ma come minimo le macchine sono straniere, di più. Tutta roba straniera, ovunque PCR sulle fabbriche, le pulce, cioè cinese, tutto cinese. Come lo vede lei il futuro? Cosa prevedo? Prevedo un disastro, prevedo, non so, o una mazza, oppure andare delle banche e portare via quello che c'è. L'importante è che c'è il calcio. L'importante è che c'è il calcio intanto.
Grazie. L'importante è che c'è il calcio, il football. Sono delle cose così anche illegali che non mi vengono mai, non ho mai pensato. Ma guardate che io è un continuo, venite a me, o operai, ma anche imprenditori, direttori di banca, a dirmi che hanno il mutuo. Uno, il direttore di banca, ha avuto delle sciocchezze, ha bisogno di prestiti. Vengo uno a dirmi, signor Ricchi, a giugno 21, insomma, tra poco, se io non pago, mi porto via l'automobile e il caponone che ho fatto, perché ho pagato parte del mutuo, ma non l'ho pagato tutto. Qualcuno a parte qua in serie. Ora almeno eravamo rimasti l'ultimo 400-500, ma eravamo 600 non sono pratico di queste cose, so soltanto che c'è questa cassa integrazione, questa mobilità, ma che finisce un tempo, tra poco. E dove vanno a prendere i soldi? Le casse sono tutte in debito. Quello che avete pagato di contributi sono stati adoperati per permettervi di fare sciopero, per permettere di essere pagati da una ditta che non guadagna. Oggi non si può guadagnare in Italia, è impossibile. Io non so, la Fiat mi ricordo 3-4 anni fa, c'era scritto, stava valore zero, la Fiat continuo il governo che ha detto nessuno, la Fiat è tutto. Comunque c'erano tante società, ditte elettroniche, compiute, ma non sono anche cose, sono compiute, a parte che non ho mai schiacciato un tasto, diciamo così, il mio progresso, che è doveroso, chi vive deve progredire, e oggi i giovani in generale si progredisce con le cose nuove. Io sono assolutamente arretrato in queste cose, ma però continuo continuamente a perfezionare le cose vecchie per le quali c'è molto da fare, migliorare il vecchio. Per esempio, oggi c'è l'automazione, ma l'automazione spesso leva 10 operai, ma metti 5 tecnici che costano di più. Qui i televisori, ora ho fatto del filmino delle ultime linee di montaggio, ma è una meraviglia. In Cina fanno ridere, in Cina hanno dei banconi mettono la roba, se la passano a mano, prendo lì, di qui o di là, ma è una cosa incredibile. Ci sono anche delle ditte modernissime, ma la grande produzione la fanno anche questi. Per cui io ho dei sistemi dove delle attrezzature fatte qua sono gestibili qua. Oggi delle macchine che se si fermano, se non viene il tecnico dall'estero, non vanno più. La tecnologia è annientata in Italia. Non c'è una società che fa i computer, una società che fa i microprocessori, una società che fa i LED. Ora, prima chi faceva il televisore completo vendeva anche il componente, e io ho avuto molto da società italiane, ma soprattutto dalla Philips. La Philips poi mi ha tradito in un modo vergognoso. Io ho fatto un prestito che pensavo c'era Philips, ma è una derivata della Philips. Ho avuto un processo in America, è stato fatto là, ho perso denaro e sono locato. Non c'è più moralità. Per cui, ragazzi, non so cosa dirvi per darvi un aiuto, né penso che voi possiate aiutarmi. Ecco, dico semplicemente che se un governante prendesse in considerasse non la MIVA, ma il campo dell'elettronica, guardate che chiunque, non so, ho lavorato o avete lavorato, qualunque cosa avete fatto nell'elettronica, guardate che l'agricoltura, senza i sementi selezionati, senza le macchine che spianano il terreno alla perfezione, che sono elettroniche, senza l'elettronica non si fa. Se vi si ferma l'automobile, non la riparate mica voi, è tutto elettronico.
attenzione, e questo qui è una bella schiavitù, sapere che dipendiamo da qualcuno. Si parla di libertà, ma questa qui è contrario alla libertà. Lei ha toccato un tasto molto, molto, molto delicato oggi, perché bisognerebbe educare anche le famiglie delle volte, perché l'altro giorno sul tram c'era una signora che dice: vengo io dal tuo principale perché 900 euro diceva che erano pochi, no? E il ragazzo le diceva: mamma, lasciami lì che sto imparando bene. Vale dire che un domani non sono le 900, ne posso guadagnare anche 3.000. Io avrei voluto essere una mosca a vedere quel padrone lì, quando è arrivata lei a brontolare perché 900 erano pochi. Può darsi che gli abbia detto: senta signora, lì c'è la porta. E loro troviamo un altro disoccupato. Senta, basta dirgli una cosa. Se lei si ricorda che noi... tutti quelli che hanno fatto qualcosa, hanno cominciato da giovani, io ho fatto il parrucchiere, va bene, ho esagerato, mia madre mi ha mandato a lavorare 9 anni e allora non guadagnavo niente, facevo le mance, no? Però a 14 anni avevo già due negozi, qui a Milano ne avevo già 8, a 22 anni, per dire che è da giovani l'apprendistato è trascurato. Io ho bisogno, io voglio, uno non può chiedere per quello che ha bisogno, capito? Deve chiedere per quello che merita. E allora? Capito? No. Per quello che merita, e ha bisogno, se mi dà poco. Perché mi dà poco? Perché fa un prodotto che non vende, è un cretino mio titolare, cambia posto? Io Poletti ci ho detto, ci ricordi bene che l'artigiano deve pretendere quello che merita. Ecco. Allora, e oggi uno non merita neanche la metà di quello che pretende. Artigiano è l'artigiano, come che può dare in fabbrica, può dare a... ma arte e mestieri vuol dire che un giovane vuole entrare per imparare qualcosa. Perciò quando viene delle volte, venga lì, dice, con la mamma, dice: mi può prendere la sua ragazza? Io ci dico, io le insegno gratis 6 mesi, in più 500 glieli do al mese, però va dell'ispettorato del lavoro, si fa fare una carta che il maestro Rossini Dante le insegna. Non è mai venuto nessuno, perciò i giovani, l'apprendistato è trascurato, i giovani, ha capito? E loro è inutile, come si io fa? Io non prendo i giovani per una semplice ragione, non sanno far niente. Ciao, miglior ragazzo.